Se non ci sono, prego, consigliere Chiodi. Presidente, sindaco, consiglieri, io credo che questo assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri che stiamo portando questa sera in consiglio evidenzia in maniera chiara la volontà politica di questa amministrazione comunale di andare alla ricerca di nuove risorse e di procedere in maniera spedita e incisiva alla ripianificazione del nostro asfittico bilancio comunale. Io credo che sia onesto intellettualmente dirci alcune cose, ma semplicissime. Io voglio dire, se non si fanno accertamenti, gli uffici e l'amministrazione viene tacciata di essere immobile, di non avere idee e di comunque non sapere da che parte parare. Se li facciamo, si dicono che sono accertamenti comunque sui generis e di difficile esigibilità. Io innanzitutto vorrei ricordare, e ci siamo veramente, si sono un po' arrampicati sugli specchi i colleghi di minoranza portando avanti il ragionamento di aver dato ad una società esterna l'attività di accertamento rispetto all'IMU sul fotovoltaico. Io credo che per le cifre che ballano questo è un falso problema. E comunque mi meraviglio per quale motivo in precedenza questo non è stato fatto. Cioè, questo non è stato fatto. Per quale motivo in precedenza? La nostra amministrazione invece vedo è attenta. Certo, andare a fare verifiche di bilancio, avere sotto mano il bilancio e capirci nelle pieghe del bilancio, sicuramente ci vuole un minimo di tempo, però noi siamo arrivati e stiamo cominciando in maniera spedita ad accertare queste situazioni. Tant'è che nelle scorse settimane, tanto per ricordare, presso l'ufficio commercio si è svolto un incontro con la Multiservizi, la quale, come si diceva nel punto precedente per il suo nuovo statuto, svolge anche nuovi servizi e allora si va alla ricerca del sommerso rispetto a quelle che le attività produttive sanbenedettesi non hanno e devono dare a questo ente. Per cui i famosi discorsi rispetto appunto all'aver esternalizzato l'accertamento IMU sul fotovoltaico, insomma, secondo me lasciano il tempo che trovano. Bisogna puntare invece un po' più il ragionamento rispetto a quello che è avvenuto per il discorso no, della Tari rispetto al livello dell'addizionale Tari provinciale, in maniera tale che cioè, si possa evidenziare quelle che erano le capacità della precedente amministrazione. Noi però dobbiamo dire, credo, e questo va detto in maniera molto chiara, qualcuno accusa questa amministrazione di mancanza di metodo e di programmazione. Io dico che invece c'è una sola sacrosanta verità. Questa è un'amministrazione comunale, signori, che si è caricata un pesante fardello, quello del bilancio, e lo sta portando avanti con oculatezza e capacità. Noi non abbiamo più da tanto tempo oramai detto e parlato e scaricato verso altre amministrazioni. Ci siamo presi questo onere, ma lo facciamo anche con grande onore. Per cui io anticipo il voto di San Benedetto Protagonista, che sarà sicuramente favorevole a questa delibera. Grazie consigliere Chiodi, passo la parola al consigliere Muzzi. Vai, ok, eccoci. Allora, grazie Presidente. Io neanche volevo intervenire perché i colleghi di maggioranza che mi hanno preceduto comunque hanno spiegato, hanno argomentato in maniera anche abbastanza analitica e dettagliata, però
Però penso che come membro di Forza Italia servissero due parole, sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista politico, perché insomma, al di là del campetto o della locandina, cioè, mi sento il dovere, essendo Forza Italia, indipendentemente da posizioni personali all'interno della maggioranza, mi pare che due parole da compagine importante partitica di questa amministrazione sia doveroso dirle. E quindi cercherò di sgrossare perché è stato detto tanto, però vabbè, poi ci sarà anche una chicca finale che me l'ho preparato, giusto perché sapevo che si sarebbero ripetute le stesse cose, quindi ho approfondito un attimo un aspetto. Quindi noi entro il 31 luglio di ogni annualità, l'organo consiliare deve andare in osservanza all'articolo 193 del TUEL, è chiamata a certificare il permanere degli equilibri generali di bilancio, quindi con eventuali manovre di salvaguardia contestualmente all'assestamento generale. Quindi è evidente che avendo approvato neanche 2 mesi fa, a fine aprile, il bilancio di previsione, questa è una mera incombenza tecnica che però ha un valore politico molto molto importante, perché qualora ci fosse voto negativo della maggioranza dei componenti in assise a questo provvedimento, si prefigurerebbe una bocciatura dell'organo consiliare nei confronti della Giunta e quindi si innescherebbe quel processo che porterebbe all'intervento del prefetto, che ovviamente non ci auguriamo. Quindi però il dato politico è importante, comunque noi stiamo votando una cosa che andrà a influenzare il futuro di questa amministrazione. Quindi è importante anche capire in che modo poi il voto andrà a influenzare anche le scelte politiche, perché bene o male noi siamo noi padroni di noi stessi. Quindi facendo diciamo, una rapida ricognizione di quello che riguardano le variazioni di bilancio di previsione nel triennio 17-19, comunque riscontriamo come scostamenti significativi, appunto, come ha detto prima l'assessore, l'incremento che è una spesa, però è una spesa ben utilizzata per i minori trovati in stato di abbandono di 107.000 euro. Poi ci arrivano dall'Agenzia delle Entrate una circolare che aumenta il sociale al 5%, quindi questo è anche uno spunto di riflessione, insomma, si vanno a colpire gli enti locali che devono adeguare, noi adegueremo nel 2018 e 2019 43.000 euro annui di spese in più per sopperire a questo aumento dell'IVA. Poi andiamo a ereditare la regolarizzazione di partite contabili tra ente comunale e provincia, dicevamo prima 202.000 euro, che però sono relativi al 2015 e 2016, quindi ce li accogliamo integralmente noi, però come al solito dipendono da scelte o quantomeno da incombenze mancate della precedente gestione. Per fortuna c'è questa riduzione di spesa importante che quantomeno ci dà un po' di ossigeno di 92.000 euro sugli stanziamenti legati agli oneri finanziari sui mutui contratti. E poi ecco, ci è capitata anche la sentenza del Consiglio di Stato 2013 che quindi ci va a colpire di 33.800 euro che dobbiamo risarcire, quindi una sentenza risarcitoria. Voci invece in entrata importanti, voglio ricordarlo, il BIM Tronto 20.000 euro elargiti, si diceva l'ente inutile, no? Qualcuno altra volta ironizzava, invece questo ente per le politiche turistiche e culturali che comunque soffrivano in un riadeguamento dei capitoli di spesa, arrivano questi 20.000 euro che comunque fanno piacere, perché poi ci si lamenta il no in festival, non si fanno gli eventi, perché? Perché non ci stanno fondi. Noi comunque ringraziamo il BIM Tronto per questa elargizione. Poi vabbè, i 48.000 euro iscritti all'esercizio contabile corrente per il trasporto di servizio scolastico. E poi questa è importante, che poi al di là della semantica, no? Si potrà chiamare reingegnizzazione, cioè vabbè, parole anche cacofoniche, brutte, però poi qual è il senso? Che accollandosi i debiti del passato noi dobbiamo tamponare in qualche modo questa situazione che ereditiamo, e quindi come? Non andando a inventarsi, no? Poi vabbè, qualcuno dell'opposizione ha sempre questa vena un po' mimica, gestionale, no? E anche fisica di espressione, quindi potrebbe far pensare che no? Ti porta quasi a crederci, perché uno pensa e dice cavolo, però mi convince perché parla bene, è competente, si ha delle movenze pure che ammaliano, e allora uno dice però ecco, cerchiamo di riportare. Spiegare che significa reingegnerizzazione.
Vabbè, mo, al di là della parola, che io sono poi sono l'esperto dei neologismi, no? Vado, questa non la conosco, la lascio a chi l'ha inventata. Mo, comunque, al di là di quello che... Sei uno di quelli che l'ha inventata, perché la voti la delibera, l'ha inventata tu, non ti preoccupare. No, io non l'ho inventata. Comunque, al di là di questo, io credo che sia una... Consigliere Vecchis, per cortesia, allora, lasciamo dai, terminare l'intervento. Già Forza Italia mi ha tolto Muzzi. Tutto, almeno tu non mi togli la parola, Giorgio, dai, ho 20 minuti, anzi, mo 14 e 15, ecco, grazie, ecco. Uno sforo, concludo veloce, non mi servono 20 minuti. Quindi ecco, è importante perché si è pensato di procedere a questo accertamento del recupero dell'IMU sugli impianti di fotovoltaici di medie e grandi dimensioni e quindi con un affidamento andando a esternalizzare, perché come dicevamo prima c'è l'incombenza del recupero in mutari per quanto riguarda l'annualità 2011 e posteriore, quindi era importante cercare una ditta, una figura, un soggetto esterno che andasse a specificatamente recuperare questo tipo di crediti, che daranno ossigeno e un nuovo flusso di risorse interne al comune, importantissimo, perché comunque sempre con una stima prudenziale parliamo del 2017 e gli anni pregressi 400.000 euro, 2018-2019 150.000 euro lordi, però dal 2020 questa cifra di 150.000 euro sarà comunque una cifra consolidata che quindi andrà a pieno regime all'interno del... Se mi fai parlare, passi, mi dà lei le bocce, mi dà la spallata pure dietro, ecco. Prego, consigliere. Grazie. Quindi io plaudo a questa iniziativa, perché comunque se ereditiamo delle situazioni che non ci competono, dobbiamo inventarci dei metodi alternativi per la riscossione. Quindi valutiamo, anche perché la ditta prenderà, no, il 22% dell'incassato, quindi non costa niente al comune, vediamo come va e io siamo fiduciosi, non dobbiamo pensare, no, o augurarci il male dell'ente per rivalsa politica, no, dobbiamo pensare che l'ente sia appunto trovi sempre maggiori risorse per vivificare un po', no, l'esperienza della città e migliorare la città in questo periodo. Ora, poi, indipendentemente da tutto, siccome anche io mi ero incuriosito, no, questo bilancio, volevo capire, al di là delle criticità che ci sono sempre, che non è che si possono risolvere nel giro di un quinquennio, il dato su cui mi voglio soffermare, è la differenza, è l'incidenza delle spese per interesse sulle entrate correnti, che la legge fissa al 10%, con nel 2017 sia comunque stata molto attenuata, perché noi partiamo dal 2014, no? 2014 questo indice, che per legge non può superare il 10%, era all'1,12, quindi comunque un indice molto tranquillo, però abbastanza alto. Perché? Perché nel 2014 c'è stato il famoso mutuo del lungomare di 2 milioni di euro, che poi qualcuno dice no, l'ha progettato il centrosinistra, ha finanziato il centrosinistra. No, signori, piano di ammortamento che finirà a fine del 2035. Quindi è stato contratto il mutuo, non è che è stato pagato, sarà dilazionato in 20 anni. Quindi dal 2014, che partiamo comunque dall'1,12, arriveremo in questo progressivo tentativo di andare a ossigenare il bilancio nel 2017, come un andamento tendenziale dell'indebitamento, in cui si raggiungerà il minimo storico degli ultimi 5 anni, quindi dell'ultimo lustro, perché si arriverà allo 0,7, e questo credo che sia una cosa importante. Perché? Perché poi a livello pratico nel 2013 avevamo un debito residuo di 17.570.000 euro, nel 2017 avremo un debito residuo, poi lo controlleremo a dicembre, di 13.522.000 euro, quindi comunque è una situazione che migliora in qualche modo, e questo io lo devo comunque, secondo me il fatto di avere creato una sinergia tra uffici, amministrazione, anche il fatto coraggioso di andare a fare quella tanto vituperata e criticata rotazione dei dirigenti, in qualche modo ha suscitato, come posso dire, più stimoli, perché forse così, cambiando tema, su, no, così, ambito lavorativo, ci sono stati più incentivi a
a rimpegnarsi anche nella mansione che si stava svolgendo. Quindi io non posso essere assolutamente soddisfatto di questo assestamento. Ovviamente da parte di Forza Italia ci sarà il voto positivo, perché siamo una forza responsabile, una forza di governo, e quindi voteremo la spunta. Grazie Presidente. Grazie consigliere Muzzi. Se non ci sono altri, prego consigliere Ballatore. Grazie Presidente. Allora io faccio giusto un breve intervento, non entro nel merito di questa delibera perché i miei colleghi sono stati più che esaustivi. Era giusto una precisazione per la consigliera Mandrelli, che ha tirato in ballo una professionalità facendo anche il nome, cosa che non trovo affatto carina. Nel senso, no, non sto discutendo questo, sto discutendo che se un cittadino sanbettese, io dico solo che se un cittadino sanbettese fosse entrato nel momento del suo intervento, avrebbe capito dalle sue parole che noi avevamo delle professionalità e non le avevamo destinate a dei compiti di competenza. Se lei si fosse informata meglio negli uffici, avrebbe saputo che la persona chiamata da lei in causa è stata già assegnata ad un altro settore con delle specifiche competenze. E quindi questo era per sottolineare che questa amministrazione è molto attenta nella gestione delle professionalità. Grazie. Prego. Grazie consigliere Ballatore. Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Per chi non le ha fatte in sede di... Sì, replico anche al consigliere, perché voglio dire, io so benissimo qual è la situazione. Ah, allora non c'è dichiarazione di voto. Aspettiamo. No, prego, se vuole la fa come dichiarazione di voto. Ok, allora la parola all'assessore Traini per la replica. No, non mi voleva far parlare. No, molto brevemente, la reingegnerizzazione, che sembra un termine così complesso, nulla, cioè vedendo insomma anche la documentazione che abbiamo visto, tra l'altro in commissione, non è nulla di più che si vuole creare un sistema complesso, propedeutico all'attività di accertamento molto più puntuale. Non è che c'è tanto da dire. E quindi un'attività in più e di supporto a quelle che sono le forze che abbiamo. I nostri uffici ci garantiscono ogni anno circa 400.000 euro di recuperato per il discorso Tari, 1.350.000 per l'IMU e circa 40.000 euro per la TASI, che poi tra l'altro adesso non si paga più. Quindi è chiaro che se noi vogliamo raggiungere degli obiettivi dobbiamo supportarli. E dire che qui dentro ci sono risorse a disposizione dal punto di vista del personale non è corretto, perché innanzitutto il settore, adesso come diceva il consigliere Di Francesco, non è in egual misura dal punto di vista numerico, atteso che comunque ci sono 3 persone in meno nel settore. E comunque, anche fosse così, alla luce della grossa portata dei residui attivi di cui ho parlato in relazione, è chiaro che con quello che ci garantisce l'ufficio, anche se fosse incentivato, per intenderci, più di tanto non riusciremo ad andare. Quindi è chiaro che abbiamo bisogno di un supporto ulteriore. Per quanto riguarda il discorso che facevamo prima relativamente, che il consigliere De Vecchis faceva relativamente alla sistemazione contabile, noi abbiamo parlato in delibera della sistemazione contabile perché c'erano delle poste attive e passive con la provincia di Ascoli Piceno, eravamo anche creditori, quindi si sono incontrati gli uffici, si sono parlati e hanno operato delle debiti compensazioni. Quindi non è che qui si gioca sulle parole, sono state fatte delle sistemazioni contabili perché sono state chiuse e sistemate delle cose. Tra l'altro, comunque, fatto sta che comunque gli uffici comunali si devono dover recuperare ancora per l'ICI e la Tari, perché parliamo di crediti molto vecchi prima dell'IMU, di circa 25 milioni di euro. Quindi è chiaro che se vogliamo puntare e cercare di recuperare in più, dobbiamo aumentare le persone a disposizione, e se abbiamo delle professionalità esterne specifiche su determinate materie forse sarà utile. Sul discorso dei costi è chiaro che laddove dovessimo recuperare, è chiaro che c'è la quota dell'aggio. Innanzitutto per qualcuno di voi, adesso non ricordo, ha detto che comunque non è previsto nel previsionale, nel pluriennale scusate.
Ma questo perché comunque c'è anche un tetto massimo, no, questo non l'ho detto prima in relazione, ma il tetto massimo come percentuale è il 22%, ma c'è un tetto massimo come somma che è 39.000 euro, no, 39.900. Quindi comunque anche dovessimo recuperare il 22%, esempio di 500.000 euro, che sono per dire 60.000 euro circa, più o meno quello che, vabbè, quello che è, comunque il tetto massimo sarebbe 39.000 euro. Quindi voglio dire, e quindi questo è il motivo per il quale non è stato emesso anche nel pluriennale. Per quanto quindi dire, è anche abbastanza demagogico dire che se aumentiamo gli accertamenti aumentano i residui. Questo è, sembra quasi scontato, è normale che se aumenta l'attività di accertamento aumenta pure magari quello che può essere, che possono essere residui attivi e quant'altro, penso che sia ovvio. Detto questo, volevo fare un riferimento anche al discorso della festa della Marina. Sostanzialmente, allora, inizialmente il bilancio di previsione non erano stati stanziati dei fondi, diciamo, troppo esigui, e abbiamo adesso siamo intervenuti alla luce anche degli effettivi costi che dovremmo sostenere per tutta la manifestazione fondamentalmente, e siamo intervenuti in quella maniera per cercare di ottemperare a tutti gli impegni. Altre cose che mi sono state chieste, per quanto riguarda la delibera 120, l'ho detta adesso, e infine sul discorso del piano delle affissioni, questo è un tema che abbiamo affrontato più volte, tra l'altro abbiamo anche convocato tempo fa l'architetto che se ne doveva occupare per la redazione, ad oggi ancora non l'ha fatto, mi impegno personalmente affinché lo riconvocare, proprio questa mattina ne parlavamo, perché comunque sia dobbiamo capire se lo finisce questa persona oppure se dovremo fare in qualche altra materia. Comunque conto di lavorarci, perché è legato, insomma, a un discorso di risorse importanti, anche in questione di decoro oltretutto. Quindi questo è quello che avevo da dire, poi per tutto il resto, insomma, gli uffici sono a disposizione, quindi vi invito ad andare in conto. Grazie Assessore Traini. Se lei Sindaco vuole intervenire? Giusto tipo dichiarazione di voto. Intanto ringrazio il settore, ringrazio i revisori dei conti che oggi sono anche presenti. Lo diceva prima qualche consigliere, insomma, noi veniamo in consiglio comunale perché l'articolo 193 del TUEL deve, entro il 31/7, deve dare atto del permanere degli equilibri di bilancio. Quindi ciò ci permette poi di andare avanti e di portare a termine ciò che è stato deliberato e votato nel previsionale. Insomma. Detto questo, le difficoltà un po' sono venute fuori di tutti gli enti, sono sempre quelle lì. Diciamo che noi siamo un po' più, siamo un eufemismo, sfortunati degli altri, che come arriviamo noi, a parte il terremoto, ci arrivano richieste di pagamento dalla Bicena Ambiente, dalla CPL Concordia, dalla provincia, tutto adesso. Dobbiamo fare un emendamento non perché viene l'Inter, dobbiamo fare un emendamento per dare 35.000 euro per il manto erboso e 70.000 euro soprattutto per interventi strutturali di somma urgenza, perché dopo 32 anni che c'è stata l'inaugurazione dello stadio di Via delle Palme, tutto ad un momento, a un mese dall'arrivo dei nerazzurri e dei sottomarini gialli, c'è stato un problema. Allora probabilmente qualche responsabilità pregressa, e non voglio fare il ministro Cicolla, ci sarà stata. Allora io dico che un consiglio comunale esperto, che io lo ritengo tale, vissuto, sa, deve sapere, soprattutto a chi ha ricoperto ruoli istituzionali, esecutivi, che le difficoltà sono queste. Poi è chiaro che ci può anche stare la polemica, ci deve stare anche lo sprone, quindi certo che saremo attenti a trovare le opportunità di finanziamento, perché altre strade non ce ne sono, abbiamo dato la posizione organizzativa apposta proprio a settori, abbiamo individuati per far seguire pratiche importanti, raggiungibili naturalmente. Poi è chiaro, io credo che dopo un anno di grandi difficoltà, perché governare è difficile, di grande difficoltà, io qualche segnale positivo, io lo percepisco, e non sono uno che si esalta. Quindi io credo che questa città sia più pulita, più decorosa, sia una città
dove gli equilibri di bilancio sono costantemente monitorati, perché per un attimo, solo per pochi minuti, mi sono sentito un po' Rosario Crocetta, mi sono preoccupato, ma non più di tanto. Conosco la bontà del settore finanziario del Comune di San Benedetto, conosco la responsabilità di tutto quanto l'apparato, tant'è vero che noi abbiamo messo mano alla macchina amministrativa proprio per cercare di sanare quelle situazioni che secondo noi potevano essere funzionali a dare di più, a dare di più. Poi il tempo ci dirà se avevamo ragione o meno. Quindi io credo che questo sia un passaggio che ce l'ho detta la legge, ma naturalmente anche un passaggio non solo contabile, ma politico. Va bene, il consigliere Antimo Di Francesco, a riconoscere all'assessore, che ringrazio per il lavoro che ha fatto, che ha fatto una relazione prettamente tecnica, ma anche politica, perché ci sono scelte in questo atto che denotano la volontà di un'amministrazione, che poi è sempre quella, è quella lì, di cercare di non fare voli pindarici, tenere le orecchie sempre dritte, cercando di intercettare soluzioni possibili e vantaggiose per la città, senza dirle prima. Insomma, un po' di cambiamento nell'atteggiamento secondo me c'è stato. Comunque io sono soddisfattissimo della discussione del Consiglio Comunale e ritengo che ognuno di voi abbia dato a modo suo il contributo alla discussione. Grazie. Grazie signor Sindaco. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Mandrelli. Allora, intanto rispondo al consigliere dicendo che ovviamente io non è che dico le cose senza informarmi, no? Raramente proprio sto zitta piuttosto. Siccome questa è una faccenda che mi è stata... che è venuta fuori più volte, no? Cioè l'idea di dire come facciamo a risparmiare utilizzando una macchina comunale che forse, evidentemente, a mio parere, può essere utilizzata meglio. Mi è venuta sotto mano questa situazione, cioè nel senso che io poi ho chiamato, voglio dire, ho chiesto, no, delucidazioni, tanto è vero che mi è stato risposto, ma peraltro il Comune lo sa benissimo perché ci sono delle lettere, che ancora alla fine di giugno non si sapeva bene questo dipendente, no, che cosa dovesse fare al porto. Quindi non sto dicendo una cretina, vabbè, c'è una lettera che dice questo, del 23 giugno, quindi ci siamo, no? Questa è la prima cosa. E beh, gli direi falso, ma è stata protocollata, quindi. L'altra cosa è, quando io parlo di una procedura, cioè io adesso, a prescindere da tutti i problemi del bilancio evidenziati benissimo dal consigliere De Vecchis, no, che mi trovano concorde, perché anch'io, da profana, in qualche modo rilevo le stesse cose, no? E va bene, ma a prescindere da questo, anche dai discorsi fatti, scusatemi, dai consiglieri di maggioranza, che sono autocelebrativi, perché qui anche un po' inutili sostanzialmente, ma se la procedura prevede che per affidare, per fare un certo tipo di lavoro, la prima cosa da fare è vedere se ci sono le risorse interne per farlo, allora, ma è un obbligo di legge, non è che me lo sto inventando io. È stato fatto? Non si sa. È stata affidata questa cosa a una società, anche questa scelta non si sa come, perché risulta dalla delibera, io pensavo che non fosse stata affidata, fosse solo... diciamo una proposta eccetera, e invece non è così. Quindi quando io dico la buona politica è rispettare le regole, rispettare le procedure. Quando io ho fatto un monitoraggio di tutte le professionalità che ho all'interno, ci vorrebbe una banca dati, ma lo sappiamo, che ho all'interno di questa struttura, e vedo che non ho proprio la possibilità di spostare qualcuno e di mettere qualcuno a fare questo lavoro almeno i mesi che mancano a dicembre per non perdere, sempre che riusciamo a incassare, questo 2011, che sembra sia il più corposo dal punto di vista dei calcoli che sono stati fatti, perché arriviamo quasi a 400.000 euro, secondo questi calcoli, che vanno da 200.000 a 750.000, secondo la società, quello che si può incassare. Questo lavoro, questa procedura di monitoraggio delle professionalità è stata fatta? Io non credo. Ma questo è previsto dalla legge. Mi scusi, consigliere Mandrelli, se può avviarsi a conclusione sulla dichiarazione di voto. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere De Vecchis.
Allora, non abbiamo capito che è la reingegnerizzazione. A meno che non fate il disegnino della riscossione con i vettori, no? Perché caricare dei dati su un computer o gestire dei sistemi informatici è informatizzazione o reinformatizzazione o innovazione dei processi informatici. Reingegnerizzazione rimane un nulla, perché chiaramente è un nulla, perché questi vi hanno solo detto e vi hanno forse dato l'idea, e questo è il modo di retribuirli. Avete insistito e insistite che questo non è un onere per il bilancio del comune, non graverà sui cittadini, ma non avete detto su chi graverà. Su chi graverà? E oltretutto vi garantisco che questo tecnicamente, perché se non state dicendo che tutte le spese che c'ha il comune non sono oneri per i cittadini, no? Perché secondo voi, no, il fatto che questi vengono pagati con un limite solo se viene incassato non grava. Vi garantisco che come tutte le altre voci di costo li troverete tra i costi di bilancio, perché c'è un divieto di compenso di partite in tutti i bilanci e non c'è nessuna differenza tra quello che succedeva prima con l'AIPA, dove tra i ricavi mettevamo il ricavo complessivo e tra i costi mettevamo l'aggio che pagavamo all'AIPA e che era dovuto all'AIPA. Scopriamo che per fortuna c'è un grosso sforzo di costante monitorizzazione del bilancio che ci ha portato all'altro neologismo, alla sistemazione contabile. Il discorso è diverso, la sistemazione contabile è il raffronto dei partitari, dopo la sistemazione contabile non emerge la sistemazione contabile, emerge la spesa corrente, perché questa è una spesa corrente che andiamo a finanziare quest'anno e aumenta il debito fino a che non lo pagheremo. Questi sono i concetti, no? Non è che ci si inventa altro, no? Quindi, come si fa a dire questo? Poi usciamo, no, con la perla finale, il consigliere Muzzi che dice, ma noi siamo bravi, e quindi in perfetta continuità con l'amministrazione precedente. Come l'amministrazione precedente spendeva e scriveva crediti sulla carta, abbiamo fatto sta delibera, poi detto andiamo a prendere lì il debito residuo. Senza, omettendo di dire, signori, molto chiaramente, che il debito residuo si riferisce ai mutui e per legge, no, visti tutti i limiti che sono stati posti... Mi scusi, consigliere De Vecchi, se si può avviare la replica dell'assessore. Gli dai 2 minuti? Mi ha fatto perdere il filo, eh? Ci si prepara, no? Che stavo dicendo? Se lo ricorda? No, era troppo impegnato a darmi fastidio, non gli interessa quello che si dice qui dentro. Senza dire che quello è un dato che si è abbassato fortemente anche durante il decennio Gaspari, quindi Gaspari ha governato molto bene come stanno facendo loro, ma omettendo di dire, no, che il debito per mutui è uguale al debito verso il fornitore, il debito verso la provincia che è uscito oggi, e omettendo di dire il totale dell'indebitamento che c'era quando è iniziata Gaspari e quando è finito Gaspari, il totale dell'indebitamento quando è iniziata questa amministrazione e quando è oggi. Quello è un raffronto che ha un significato, se no diciamo l'ovvio, ma questo è il problema, è che voi stiate in piena continuità con l'amministrazione precedente, perché avete finanziato, no, la spesa corrente con un gasserò, avete un altro neologismo, cioè il pagherò cambiario, voi mettete a bilancio l'ingasserò, punto interrogativo, no, su una ditta, no, che vi ingegnerizza, forse vi fa venire il genio di trovare come ingassare, se vi fa venire il genio, no, la percentuale a sta ditta gliela dovete dare su tutto quello che dobbiamo incassare, che è un bel monte di tributi da incassare, già accertate, senza nemmeno doverle accertare. Scusi, consigliere Vex, non la vorrei interrompere di nuovo, però se ma fa la dichiarazione di nuovo. La mia dichiarazione è chiaramente il di voto.
l'ho già esplicitata. Se legge il regolamento, c'è scritto anche breve replica, però, perché la dichiarazione di voto formale, voto contro, può essere anche implicita da quello che dice un consigliere. Quindi mi faccia comunque finire nel frattempo replica. Scade, io dopo non glielo rinnovo. Guardi, grazie consigliere De Vecchis. Prego consigliere Di Francesco. Ma il nostro voto sarà contrario. Le risposte da parte dell'assessore non ci sono state se non parziali e ovviamente approfondiremo attraverso anche la formulazione di interrogazioni, perché se in questa assise non vengono fornite le risposte, poi c'è un altro strumento che utilizzeremo per capire alcune scelte politiche. Appunto di scelte politiche, riteniamo di evidenziare che il dato che emerge è che si continua a conferire incarichi, perché di questo si tratta. L'esternalizzazione del servizio di accertamento quando si potrebbe utilizzare personale interno. Poi, se i dati che mi ha fornito l'ufficio sono inesatti, di questo poi approfondirò anche, perché io ho i dati dell'ufficio del personale che evidenziano che il numero dei dipendenti del servizio tributi non si è ridotto. Questo è il dato che ho io. Poi le chiedo di approfondire, perché lei dice un'altra cosa, io ho questo dato da parte dell'ufficio del personale. Quindi, a nostro avviso, l'esternalizzazione è un errore, perché avremmo potuto continuare a svolgere il lavoro come è stato sempre ben fatto con il personale interno. Teniamo anche in considerazione il fatto che ci sono delle difficoltà oggettive, lei lo ha sottolineato nella sua relazione, sulla riduzione dei trasferimenti, sul fatto che ci sono delle criticità sostanziali e quindi anche la crisi che determina il mancato recupero di determinati fondi. Però io aggiungo che occorre impegnarsi per creare valore aggiunto, cioè la capacità di un'amministrazione si misura anche nel mettere in campo un lavoro di reperimento di fondi, ad esempio progettazione, come ho detto nell'intervento, per reperire fondi ministeriali della Comunità Europea, fondi regionali, anche qui c'è una struttura che lavora, presumo, quindi si possono intercettare risorse, è un qualcosa in più, continuare l'attività di accertamento, questo è inutile, lo abbiamo detto tutti, quindi non è che... si faceva riferimento ai poro, dell'interrogazione del collega consigliere Capriotti, io credo che se ci sono dei progetti validi di riqualificazione che poi torneranno anche in commissione, io credo che se la scelta ricadrà su alcuni progetti, questo può essere ad esempio uno strumento per introitare risorse. Ha terminato il tempo a disposizione. Vuole un minuto? 30 secondi. Almeno 4. Vabbè, lo prendiamo in considerazione. Quindi concludo sottolineando che a nostro avviso ad oggi ancora è assente la programmazione, si continuano ad adottare scelte che non condividiamo e pertanto il nostro voto sarà contrario del gruppo del Partito Democratico. Grazie consigliere Francesco. Consigliere Gabrielli, prego. Grazie Presidente, dichiarazione di voto. Parlo innanzitutto anche a nome del capogruppo, io come vice capogruppo ne ho nominato e Valerio Pignotti si è dovuto assentare per motivi di lavoro, come ha avuto modo di dire mentre andava via. E le criticità che sono emerse all'atto dell'approvazione del bilancio non sono venute meno, né nella componente tecnica, soprattutto in quella politica. Quindi Forza Italia mantiene una posizione di astensione in merito all'approvazione dell'assestato di bilancio. Grazie. Grazie consigliere Gabrielli. La consigliere Muzzi
se la dichiarazione di voto, a parte che l'aveva già fatta precedentemente. Sì, l'avevo fatta precedentemente, però non... usufruisco di questi 3 minuti, no. Giustamente, per... non me lo fa fare? Se vuole, visto che sei in dissonanza però, con... Però siccome sono in dissonanza... No, sono in... No, perché lei aveva già inteso la dichiarazione di voto precedentemente, l'aveva già fatta. Prego, consigliere Vecchis. Dallo sbobinamento non risulta chiara la dichiarazione di voto di Forza Italia. Mi dispiace, ma lei sta parlando di una dichiarazione precedente già esplicitata a nome di Forza Italia ed una attuale già esplicitata a Forza Italia. Allora c'è qualcuno si dovrà assumere l'onere di votare, no, contro quello che è il gruppo. Ci sia chiarezza, perché se no qui dopo la dichiarazione di voto la faremo tutti individualmente, saremo legittimati a farla. Io la dichiarazione di voto, nel momento in cui è in dissonanza e non è univoca all'interno del gruppo, è prevista che chi ha la dichiarazione di voto non favorevole agli altri esponenti può tranquillamente farla. Quindi io, immaginando consigliere Gabrielli, gli ho dato tranquillamente la parola, nient'altro. Sì, ma mi sembra che è abbastanza chiara, più chiara di così. C'è l'astensione del consigliere Gabrielli e del consigliere Pignotti, che ha dichiarato per conto del consigliere Gabrielli. Quindi non credo di aver commesso scorrettezze. Prego, se c'è qualche altra dichiarazione di voto, altrimenti passiamo alla votazione. Prego, consigliere Balloni. Allora, approfitto. Scusi, prima il consigliere Balloni. No, dunque, grazie Presidente. Io ho ascoltato con attenzione tutti i vari interventi, perché il bilancio è una materia francamente un po' ostica. Cercando di capirci qualcosa di più. Oltretutto, oggi il Presidente ci comunicava come fossero presenti solo dei conti, tanto spesso invocato precedentemente, oggi che ci sono nessuno ha il dovere di sentirli tecnicamente. Credo che sia un dato di fatto iniziale cui dobbiamo porci, ovvero, e non è un'interpretazione politica o un qualcosa che riguarda il destra o il sinistra, ci sono due dati fondamentali, sono dati fattuali. I finanziamenti da parte degli enti subordinati al Comune non ci sono, sono ridotti nel tempo, e c'è una situazione pregressa che viene dalla precedente amministrazione. Per alcuni aspetti addirittura mi si dice che viene ancora prima ancora, quindi qualcuno in questi 10 anni non ha fatto assolutamente nulla se oggi troviamo nella stessa situazione. Io credo quindi che sia difficile pensare che si possano appostare voci in maniera normale su una situazione che è anormale. E quindi la cosa che io ho apprezzato di questo delibera, diciamo, è che cosa? La capacità che ha avuto l'amministrazione di far fronte alle situazioni di emergenza, con situazioni emergenziali chiaramente, e quindi poi opinabili, poi sulle scelte, gli incarichi interni e esterni, è chiaro che sono scelte legate all'amministrazione. Forse pure che dopo solo un anno bisognerà anche verificare se queste dichiarazioni astratte, abbiamo personale capace, super capace, se abbiamo in abbondanza, stanno a grattare. Mi sembra che siano semplicemente delle affermazioni, perché io avrei, proprio per la mia difficoltà a entrare nel meccanismo, avrei voluto capire qual è la soluzione alternativa, visto che vogliamo tutti bene la nostra città, non penso che ci facciamo male da soli. Quindi ci sono delle soluzioni alternative, applicabili, preferibili, migliorative, in cui andiamo a trovare fondi senza toccare questo, senza dare incarichi esterni, senza fare. Per carità, credo, mi farei io parte diligente di questa maggioranza nel sollecitare il mio assessore e tutta la giunta di applicarli. Però dire semplicemente si può fare meglio, questo lo diciamo tutti, anche i bambini quando giocano a pallone si può fare un dribbling migliore. Non è questo il senso. Quindi ho apprezzato anche la risposta dell'assessore alle considerazioni, per cui Fratelli d'Italia voterà in maniera favorevole. Grazie. Grazie consigliere Balloni. La parola al consigliere Ballatore. Io volevo approfittare per rispondere alla consigliera Mandrelli, ma è andata via. Quindi... No, solo per dichiarazione solo per... di voto. No, vabbè, perché senti, quando ci sono delle inesattezze ci tenevo a dirle. Comunque... noi riteniamo che questa amministrazione si stia muovendo molto bene per quanto riguarda lo spostamento delle competenze e delle professionalità, e quindi il nostro voto è assolutamente favorevole. Grazie consigliere Ballatore. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Prima dell'emendamento presentato alla delibera in oggetto,
L'emendamento è approvato con 14 voti favorevoli, 8 no e 2 astenuti. Si approvano. Passiamo alla votazione della delibera di cui al punto 9 dell'ordine del giorno. La delibera è approvata con 14 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti. La delibera logicamente emendata dall'emendamento precedente approvato. Passiamo adesso a votare l'immediata eseguibilità della delibera. Approvata all'immediata eseguibilità con 15 voti favorevoli, 8 contrari e un astenuto. Passiamo adesso al punto numero 10 dell'ordine del giorno. Scusi. Io ritengo di non partecipare a questa mozione. Grazie, consigliere Marzonetti. Punto 10 all'ordine del giorno, mozione consigliere Sanguigni Andrea più 8 consiglieri, adozione misure contrasto gioco d'azzardo. Prego, consigliere Sanguigni. Grazie Presidente, e io ringrazio prima di tutto i 9 consiglieri firmatari, e diciamo che sono 9 che rappresentano tutto il Consiglio, perché siamo ognuno, uno per ogni gruppo consigliare, quindi poi chi era, perché era nato tutto da Tonino, ci siamo ritrovati noi, siamo passati la parola e abbiamo deciso di coinvolgere tutti i gruppi consigliari per quanto riguarda sia la stesura che l'approvazione di questa mozione. Quindi prima di tutto un ringraziamento a tutto il Consiglio che quando si muove per il bene della città è unito. Io cercherò di essere breve, non leggerò tutte e 4 le pagine, cercherò di dare dei dati e di essere molto breve. Secondo gli ultimi dati, nel 2016 quindi, gli interessi economici che ruotano intorno al gioco d'azzardo sono stimati intorno ai 95 miliardi di euro. Un business che nel nostro paese ha determinato il primato della terza industria nazionale con il 4% del PIL lordo prodotto. Ma se il giro d'affari cresce, con un fatturato aumentato negli ultimi anni del 400%, le entrate per lo Stato in percentuale scendono incessantemente. Quindi non c'è un aumento assolutamente per le casse statali, passando appunto dal 29,4% del 2004 al 9% del 2016, mentre i consumi e i risparmi delle famiglie italiane decrescono, dunque le spese per i giochi non conoscono crisi. Siamo il primo paese al mondo per gratta e vinci,
abbiamo un numero pro capite di macchine da gioco di ultima generazione e videoterminali collegati ad un sistema di gioco VLT, videolotterie, triplo rispetto agli Stati Uniti. Deteniamo il 23% del mercato mondiale del gioco online, che è sempre in crescita purtroppo. La spesa pro capite annua per ogni italiano maggiorenne va, a seconda delle stime, da 1703 a 1890 euro. Le persone che hanno problemi di dipendenza sono circa 800.000 in Italia. Quelle a rischio superano i 2 milioni. Insomma, l'Italia, con 15 milioni di giocatori abituali, è tra i primi paesi al mondo per consumi di gioco d'azzardo. Il fenomeno riguarda soprattutto quelle fasce di reddito più colpite dalla crisi economica. Lo confermano i dati Eurispes, che mostrano la relazione inversamente proporzionale fra investimento nel gioco e reddito familiare. Giocano infatti il 47% degli indigenti, il 56% degli appartenenti al ceto medio-basso, il 66% dei disoccupati. Ed è soprattutto fra queste fasce della popolazione che colpisce di più la compulsione al gioco. Secondo quanto emerge dal progetto di ricerca coordinato dal Codacons per l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il 43% dei casi problematici è rappresentato proprio da operai, impiegati, pensionati e disoccupati. La malattia colpisce principalmente gli over 65, il cui numero è superiore a quello dei giovani tra 18 e 24 anni, anch'essi fra i più colpiti, e si conferma la tendenza già in precedenza rilevata della prevalenza della popolazione più anziana in questa preoccupante statistica. È importante sfatare il mito dell'interesse erariale sul gioco d'azzardo, perché il suo crescente proliferale ha determinato negli ultimi anni il paritetico aumento delle malattie da gioco, come ribadito dall'ex ministro Renato Balduzzi il 28 aprile del 2014 in una intervista rilasciata a Rai News, che così recitava: le ludopatie avanzano e impongono costi umani, sanitari e sociali di gran lunga superiori alle entrate pur così utili. Quindi il costo del gioco d'azzardo è maggiore, cioè il costo per curare i ludopatici è maggiore rispetto alle entrate dello Stato. Aggiungendo inoltre, secondo un'indagine pubblicata sulla Stampa, che il 20% degli under 18 giocano d'azzardo. Secondo i dati riportati nel manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, su 100 miliardi circa di fatturato si pagano 8 miliardi di tasse, con un costo relativo alle cure per i dipendenti dal gioco patologico di circa 6 miliardi. Nelle Marche, nel 2015, il gioco d'azzardo ha prodotto un fatturato di circa 1,8 miliardi di euro, un dato questo fortemente in crescita. Le amministrazioni locali ad oggi hanno potuto fare materialmente poco per opporsi alle logiche di sfruttamento economico da parte dello Stato centrale, che ha sottovalutato il proliferare dell'attività di gioco, sfruttando le debolezze dell'animo umano pur di fare cassa, considerando l'individuo solo per le sue capacità di contribuente, senza valutare i danni sociali che tali attività avrebbero potuto creare e che si stanno ormai manifestando tra i cittadini su tutto il territorio nazionale e anche nel nostro comune. Solo nel nostro territorio, nell'ultimo anno, 21 persone sono state prese in carico da SERT di San Benedetto del Tronto, in cui è presente il direttore, il dottor Cacaci, che ringrazio, che ci ha seguito in tutto questo percorso di stesura della mozione e ci ha dato un ottimo contributo. 25 persone sono seguite dal servizio di recupero offerto dalla cooperativa Ama Aquilone e 7 persone da quello offerto dall'associazione di volontariato Favonius, per un totale di 53 persone. Si tratta solo della punta di un iceberg molto più grande e nascosto, poiché quando accade che ci si rivolge a questi servizi, vuol dire che ci si trova già nelle mani dell'usura, perché molte persone che si rivolgono a questi servizi vanno a 2-3 incontri e poi scappano, perché non si rendono conto di essere caduti in un vortice senza uscita. Sono infatti centinaia le telefonate e i contatti annuali di familiari e amici che denunciano situazioni già gravi, che poi non sfociano in una presa in carico vera e propria,
a causa del mancato riconoscimento della dipendenza da parte della persona colpita. Nella viva speranza che vi sia una forte condivisione da parte del Sindaco e di tutta la Giunta e del Consiglio Comunale, riteniamo sia giunto il momento che gli enti locali e il nostro Comune attuino tutti gli strumenti normativi consentiti per farsi carico della difesa del cittadino. L'azione ha come scopo un'iniziativa volta al contrasto dell'apertura e dell'uso compulsivo delle slot machine, videopoker e VLT. Tralascio tutta la parte normativa per non tediarvi troppo. E, diciamo che questa mozione nasce anche dall'approvazione di una legge regionale numero 3 del 7 febbraio 2017, avente per oggetto le norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, la quale definisce una serie di competenze e disposizioni in merito, tra le quali figurano appunto le competenze dei comuni. E c'è da fare un piccolo inciso: la legge regionale che è stata approvata verrà a breve riportata, insomma, nei luoghi opportuni per una verifica, per essere molto più precisa e puntuale. E queste verifiche verranno fatte appunto grazie anche ai tecnici comunali, sono già stati sentiti anche i tecnici stessi del Comune di San Benedetto, quindi è una cosa che coinvolgerà soprattutto. Un regolamento dovrà essere molto tecnico, ecco, adesso è solo in maniera molto generale. Considerato che la compulsività è il problema più evidente che spinge a non effettuare giocate sporadiche, ma di stazionare ore e ore davanti alle macchinette con un crescente aumento dell'uso degli apparecchi anche da parte dei minori, nonostante la normativa lo vieti espressamente, insomma, considerate le varie difficoltà economiche e che è possibile contrastare adesso questa patologia vera e propria grazie agli strumenti che abbiamo. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto impegna il Sindaco e la Giunta ad intraprendere un percorso informativo di prevenzione rivolto in particolare a giovani ed anziani, a predisporre un adeguato sostegno a progetti di cura e contrasto dal gioco patologico, a vietare l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di 500 metri, cosa che già c'è, perché a San Benedetto è presente già un regolamento dal 2010, addirittura siamo stati uno dei primi comuni a mettere un regolamento così stringente, a 500 metri dagli istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi e d'oro usati. Ad istituire, si impegna, un pubblico elenco degli esercizi presenti sul proprio territorio in possesso del marchio No Slot e prevedere per questi forme premianti, come già indicato nelle linee programmatiche riguardanti il settore commercio, l'assessore Olivieri ce lo saprà dire, e a procedere all'immediata diffusione della vetrofania con il marchio No Slot per gli esercizi commerciali in modo da ridurre i luoghi e le occasioni di gioco, come previsto dalla fase operativa del piano integrato per il contrasto. Il piano ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di progetti di prevenzione e sensibilizzazione sul rischio di dipendenza dal gioco. In particolare, a considerare le competenze del Comune sancite dall'articolo 5 della legge regionale numero 3 del 7 febbraio 2017 e a convertirne in regolamento comunale. Grazie. Grazie consigliere Sanguigni. Chi vuole intervenire? Se non ci sono interventi, passiamo immediatamente alla votazione della mozione.
La mozione è approvata con 22 voti favorevoli e un non voto del consigliere Gabrielli. Passiamo al punto numero 11 dell'ordine del giorno. Mozione consigliere Cursi Marco, problematica sociale dell'emergenza abitativa. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Allora, questa mozione, diciamo, l'ho pensata perché sull'emergenza abitativa, perché come tanti di voi, come tutti noi, insomma, che facciamo politica, stiamo in mezzo alla gente e conosciamo anche tante persone, tante di queste che hanno avuto accesso al bando di concorso per appunto un alloggio popolare e che purtroppo da troppo tempo, scusate il gioco di parole, si trovano a dover aspettare proprio in mancanza di questi alloggi non a disposizione. È un'emergenza, tengo a sottolinearlo, non la leggo perché magari ci allunghiamo troppo. Dico, è un'emergenza che sicuramente non affligge soltanto il nostro comune, ma è un problema diffuso un po' su tutti i comuni italiani. Non a caso la Federcasa il 30 di gennaio di quest'anno ha diffuso i dati e proprio in virtù di questo ci sono circa 650.000 famiglie italiane che hanno fatto richiesta di alloggio popolare e purtroppo vedono questa richiesta disattesa proprio per indisponibilità di questi alloggi. La causa di questo, delle numerose richieste che sono negli anni accresciute, proprio da ricercare per la crisi economica che ormai ci affligge da troppo tempo, anche per la perdita di lavoro, perché se vogliamo le aziende sono andate in crisi, quindi hanno perso, tante famiglie hanno perso il posto di lavoro, c'è un problema di età, quindi insomma c'è tutta una serie di cause concatenate che fanno sì, insomma, che le famiglie hanno sempre più difficoltà ad accedere al mercato immobiliare tradizionale, che è quello delle case in affitto, e quindi fanno richiesta appunto per gli alloggi popolari. Dicevo questo perché oggi dobbiamo dare, noi che rappresentiamo comunque la cosa pubblica, dobbiamo dare una risposta, purtroppo è quello che è sotto gli occhi di tutti, insomma negli anni, seppur crescendo questo annoso problema, questo disagio percepito in maniera diffusa nel nostro territorio, si sono fatte poche azioni in tal senso, quindi non abbiamo avuto né una programmazione né costruzione di nuovi alloggi e quindi oggi ci troviamo in questa situazione. Io ho fatto un po' una ricerca anche nel settore servizi sociali e i dati affidati sono stati questi. Allora, l'ultimo concorso, il bando del concorso è scaduto il 1 giugno del 2017, le domande pervenute sono state 227. La graduatoria vigente attuale, che scadrà a maggio del 2018, le domande erano 226. A oggi, con tutte queste domande, solo 3 sono stati gli alloggi affidati. Risultano liberi e in consegna all'ERAP, presidio di Ascoli Piceno, 7 alloggi, appunto di proprietà dell'ERAP, 5 alloggi di proprietà comunale e un alloggio parcheggio di proprietà comunale. Ulteriori 6 alloggi sono quelli anch'essi liberi e in consegna all'ERAP, già inseriti nel programma di vendita. Ecco, noi dobbiamo capire che cosa fare con questi alloggi, perché di fatto l'ERAP
dovrebbe ristrutturare questi alloggi, perché a oggi sono indisponibili proprio per mancanza di manutenzione e diciamo ristrutturazione. Oggi però a una riunione che credo abbia partecipato anche l'assessore di riferimento, a giugno o aprile-giugno di quest'anno, insomma, l'ERAP ha fatto presente insomma, che non ci sono i fondi necessari per la ristrutturazione. Quindi io con questa mozione cerco di impegno il sindaco e la giunta comunale a valutare la possibilità di attivare con urgenza tutti i canali possibili, anche presso il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Marche. Ecco, a tal proposito, insomma, vedo che c'è il consigliere regionale Urbinati, insomma, spero che anche lui, insomma, tutti i consiglieri regionali di questo territorio, spero che si diano da fare, che possano darci una mano affinché possano essere recepiti dei fondi proprio per destinarli a queste abitazioni, al fine appunto di reperire i fondi necessari alla sistemazione degli alloggi popolari inutilizzati, così da poter procedere in tempi rapidi all'assegnazione alle famiglie utilmente posizionate nella vigente gradatoria. Grazie. Grazie consigliere Cursi. Chi vuole intervenire? Prego consigliere Girolami. Grazie presidente. Volevo dire due parole in merito alla mozione del consigliere Cursi. Ho letto attentamente questa mozione e concordo pienamente con le riflessioni in essa contenute. Il Comune, per sua definizione, è un ente territoriale che rappresenta il primo contatto con il cittadino, è il diretto destinatario delle richieste atte a soddisfare i bisogni e soprattutto i bisogni inerenti alle problematiche sociali che investono le fasce più deboli della popolazione. I cittadini che manifestano un disagio e che legittimamente cercano la soddisfazione di bisogni fondamentali per la famiglia vogliono risposte e le vogliono subito, proprio perché il bisogno di una casa è un'esigenza indispensabile per la dignità, la sopravvivenza e lo sviluppo sociale dell'individuo. E a ben vedere i tempi della burocrazia, le ristrettezze economiche degli enti pubblici preposti, quali la Regione, non sono compatibili con l'urgenza di queste esigenze. Il problema è che i comuni oggi sono lasciati spesso da soli ad affrontare problematiche di tale importanza e di tale urgenza. Il Governo negli ultimi anni ha tagliato i trasferimenti sia ai comuni che alle Regioni e di conseguenza quest'ultime hanno tagliato a loro volta gli stanziamenti destinati agli alloggi popolari. Occorre un patto tra le istituzioni, bisogna che anche gli enti come le regioni, che non si trovano direttamente a raccogliere i fabbisogni dei cittadini, facciano proprio le stanze di chi ha diritto a un alloggio popolare, affinché l'importanza vitale che questa amministrazione riserva alle politiche sociali, delle quali le politiche della casa sono parte integrante, sia parimenti riconosciuta e legittimata. I fabbisogni dei residenti del Comune di San Benedetto, come diceva il consigliere Cursi, sono evidenti, sono 226 aventi diritto all'alloggio popolare. Mi preme constatare che negli ultimi anni la passata amministrazione, nonostante la grave crisi abitativa, purtroppo non ha programmato né costruito nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. E questo è un fatto che penalizza fortemente oggi le famiglie bisognose. In questa situazione l'attuale amministrazione non è stata a guardare. Il 30 luglio 2016, con la deliberazione appunto del Consiglio Comunale numero 47, in relazione alla PRUCAS, Abula Centro, Via Manara, Paese Alto, è stata approvata una proposta di modifica degli interventi di edilizia residenziale pubblica con l'inserimento dell'immobile comunale ex mattatoio di Via Manara. Inoltre, come diceva sempre, accennava anche prima il consigliere Cursi, c'è stato l'incontro con l'ERAP, tenutosi nel mese di aprile 2017, fortemente voluto dall'assessore Carboni, dalla dirigente Talamonti e dai funzionari delle politiche sociali, che ha messo in luce, e questo era l'obiettivo, il cuore del problema. L'ERAP ha fatto presente di dover gestire numerosi casi di morosità e ha altresì dichiarato di non avere fondi per le opere di manutenzione degli immobili attualmente vuoti, non occupati, malgrado i 226 aventi diritto. Secondo l'ERAP, mediamente per effettuare le opere di manutenzione straordinaria e messa a norma di un alloggio servono al massimo 10.000 euro. È mai possibile che, pur considerando le ristrettezze attuali, la Regione Marche non possa disporre di tali somme? Gli appartamenti vuoti sono stati elencati dal consigliere Cursi nella sua mozione e poco fa, quindi non le ripeto.
ovviamente. La cosa concludo dicendo che dobbiamo chiedere con forza l'intervento della Regione Marche, non si può attendere oltre, e da Presidente di Commissione del Sociale mi impegno a portare nel più possibile il punto all'ordine del giorno. Grazie. Grazie consigliere Girolami. Se non ci sono altri interventi, passiamo immediatamente alla votazione della mozione in oggetto. La mozione è approvata all'unanimità dei presenti con 23 voti favorevoli. Con questo ultimo punto all'ordine del giorno dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie a tutti e buona serata.